Presidente Daniele Sebastiani, Pescara sta ingranando, sono 7 risultati utili consecutivi, si continua a vincere, si dà forza a quella prestazione importante fatta contro l'Aquila Montevarchi. Questo è il Pescara che piace alla città, che piace ai tifosi, che piace al Presidente Daniele Sebastiani. Ma certo, stiamo facendo bene, è innegabile che stiamo facendo bene, i ragazzi hanno capito quello che vuole il mister e credo che stiamo facendo il massimo. Si può ancora migliorare, perché si può ancora migliorare, anche oggi avevamo fuori diversi giocatori, qualcuno che è andato via, qualcuno che deve arrivare, quindi andiamo avanti così, guardiamo, facciamo partita dopo partita e poi vedremo alla fine dove arriviamo e ce la giocheremo con gli altri. In tanti anche in tribuna parlavano dei gioiellini che il Pescara potrebbe mettere in mostra e sta mettendo in mostra su tutti i Blanuta, ma anche delle Monache, ecco, questo è un orgoglio, un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché vuol dire che sotto stai lavorando bene. Quindi faccio i complimenti ai miei tecnici del settore giovanile, ai miei responsabili, perché vuol dire che hanno lavorato bene. Per me le vittorie del settore giovanile sono queste: avere dei ragazzi che vengono in prima squadra. Pescara che con questa vittoria, come abbiamo detto, da seguito a quelle che sono i tanti risultati utili consecutivi ottenuti, si doveva vincere, soprattutto perché poi il Cesena aveva vinto oggi pomeriggio, e quindi per mantenere la fiammella accesa comunque di arrivare ai terzi, perché comunque meglio ci si posiziona in classifica e poi ai playoff è tutto diverso. Sì, ma si doveva vincere, perché se vuoi ambire a qualcosa di importante devi vincere, a prescindere da quello che fanno gli altri. Oggi non era facile, perché loro non sono una squadra che meritano il posto di classifica che occupano, e io credo che il Pescara oggi abbia fatto il più bel primo tempo di tutto il campionato, perché veramente non c'è stata storia. Poi pensate, è stato pure un miracolo, ha segnato pure Dursi. Vicende societarie, a che punto siamo? Stanno bene, ma si può chiudere nei prossimi giorni. Si può chiudere, sempre si può. Presidente, no, chiudiamo veramente col mercato, questo la chiudiamo, perché domani la porta del mercato poi si chiude. No, al mercato, c'è il mercato a Milano. Il mister comunque spera di che una punta potrebbe arrivare. Sì, ma l'abbiamo già fatta la punta, quindi tra oggi e domani si allenerà con la squadra. Domani. E chi è? Abbiamo fatto Cernigoi, quindi a meno che non ci ripensa. Perfetto, grazie Presidente, grazie mille.